Ti piacerebbe conoscere un'unica informazione grazie alla quale potresti ricordare a memoria tutte le scale maggiori sul pianoforte? Do maggiore, Re maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore. Esiste questa informazione. Te la svelo, se non la conosci, all'interno di questo video. Cercherò di aiutarti a comprenderla al meglio, di fare qualche esercizio. E qui intanto vedo che c'è un ribelle che, vabbè, lasciamolo stare. Quindi vedremo questa informazione e vedremo come applicarla sul pianoforte e come ci permette di ricordare tutte le scale a memoria, anche se è una singola informazione. Lo vediamo in questo video. Suonare il pianoforte è ispirazione. Suonare il pianoforte è il mio sogno e con Simone si Suonare il potrà pianoforte mi realizzare. aiuta a vedere i colori soltanto premendo dei semplici tasti in bianco e nero. Incredibile. Suonare il pianoforte mi regala delle emozioni uniche e mi fa star bene. Suonare il pianoforte è fantastico. Benvenuto, io sono Simone, il creatore di Aspirante Pianista. Aiuto gli adulti che hanno poco tempo a disposizione ad imparare a suonare il pianoforte, quindi adulti che sin da piccoli hanno sempre avuto questa passione che non sono mai riusciti a coltivare per gli impegni della vita, per l'università, il lavoro, la famiglia, eccetera. E invece io cerco di, quando loro hanno modo, hanno voglia di coltivare questa passione, cerco di aiutarli anche se hanno poco tempo a disposizione, ottimizzando e facendo il sistema più efficace possibile per imparare a suonare il pianoforte. Vediamo in questa lezione le informazioni appunto che ti voglio passare. Prima però ti ricordo che in descrizione oppure nelle i di informazioni qui in alto, se ti fa piacere, c'è una lezione dove io ti insegno proprio a suonare a due mani il pianoforte, una bella lezione completa di circa 40 minuti. Se ti fa piacere potresti approfittare di quella o addirittura se vuoi il percorso completo che solo per altri pochissimi giorni a disposizione in offerta, in promozione di lancio, vai su www.aspirantepianista.it. Iniziamo con il video. Allora, cosa vediamo dunque? La tastiera digitale lì? Perfetto. Qual è questa informazione che, per la quale hai aperto questo video? Innanzitutto facciamo un passo indietro. Devi conoscere l'argomento, che cos'è un tono e che cos'è un semitono. Facciamo un attimo questo perché è un presupposto necessario per poi spiegare l'argomento. Partiamo dal semitono. Che cos'è un semitono? Il semitono è la distanza più piccola che esiste tra un tasto e l'altro. In questo caso, ad esempio, Do, se io ti dico qual è il tasto più vicino a Do, alcuni risponderebbero Re. In realtà, tra questi due tasti, con la tastiera digitale lo puoi vedere in maniera ben nitida perché ci sono i tasti verdi, c'è un altro tasto che spicca più vicino al Do, che è questo. Ecco, questi due tasti, questi due suoni sono a distanza di semitono, quindi è una distanza. E la distanza è di semitono, come lo riconosciamo? Dal fatto che tra questi due tasti non ce n'è un altro, sono più vicini possibili, sono legati, ok? Ma anche andando indietro, anche a distanza di semitono in fase discendente, quindi anche questi sono a distanza di semitono. Quindi quando io dico a distanza di semitono, non ti confondere, non vuol dire tasto bianco più tasto nero, come in questo caso, perché anche questi sono due tasti bianchi sulla distanza di semitono. Oppure, partendo dal tasto nero, questa è distanza di semitono. L'unico requisito per avere una distanza di semitono è che non devono esserci altri tasti nel mezzo. Credo sia chiaro fin qui. Questo è il semitono, la distanza più piccola che intercorre tra due tasti, tra due suoni. Benissimo. Che cos'è il tono? Molto semplice, il motivo per cui sono partito da semitono. Il tono è l'insieme di due semitoni, quindi semitono, giusto? Semitono, tono. Quindi, per farla breve, il tono è quando intercorre un solo tasto tra due tasti, tra due suoni. Ad esempio, tra il Do e il Re c'è un solo tasto, questo nero, che è distanza di tono. Questi Re e Mi sono a distanza di tono. Lo so che è un attimo noiosa questa spiegazione, però pensa al beneficio finale che ti permetterà di imparare e ricordare tutte le scale a memoria tra un attimo e ti dico anche come. Quindi, questi due suoni, distanza di semitono, di tono, scusami, questi. Rispondi? Distanza di semitono, perché non ci sono altri tasti nel mezzo, ok? Quindi se ci sono più tasti nel mezzo, ad esempio qui ce ne sono due di tasti nel mezzo, non consideriamolo ora, sono altri tipi di intervalli, l'intervallo è sempre la distanza che intercorre tra due tasti, esistono tanti intervalli, ok? Noi ora stiamo parlando dell'intervallo più piccolo che esiste sul pianoforte, l'intervallo di semitono e tono. Vale per tutti i tasti. Ok,
Ok, passiamo alla parte pratica. Che ce ne facciamo di questa spiegazione? Simone, mi hai annoiato. Questa spiegazione hai ragione, anche a me annoierebbe. Quindi facciamo un veloce riepilogo. Tanto per chiudere il cerchio sarà facilissimo dopo spiegarti come si collega alle scale. Semitono, la distanza più piccola tra due tasti, tra due suoni. Ok? Tono, deve intercorrere un tasto tra quei due suoni. Ok? Quindi è l'insieme di due semitoni. Semitono più semitono. Uguale tono. Ok, quindi intercorre un solo tasto. Ad esempio, anche questo è un tono. Perché intercorre solo questo tasto nel mezzo? Spero di essere stato chiaro in questa spiegazione. Ora passiamo alla parte pratica, hai ragione. Cosa ce ne facciamo di questa informazione? Devi sapere che tutte, nessuna esclusa, le scale maggiori sono formate da questa sequenza di tono-semitono. Tono-tono. Semitono, ora te lo facciamo insieme, non ti preoccupare, ricordati tono tono, semitono, tono tono tono, semitono, quindi due toni, un semitono, tre toni, un semitono, ripetila un attimo, tono tono, semitono, tono tono tono, semitono. Cosa ce ne facciamo di questa informazione? Partiamo da un tasto random, ora partiamo dal Do, dai, partiamo dal Do che è più semplice, dopo partiamo da un'altra scala. Do, distanza di tono. Tono, poi abbiamo un semitono, eccolo, poi abbiamo un tono, poi abbiamo un altro tono, poi abbiamo un altro tono, alla fine un semitono. Abbiamo seguito la sequenza tono tono semitono, tono 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 semitono. A questo punto tu mi dirai, cavolo, Simo, ma la scala di Do maggiore non c'è bisogno di fare questi arrangiamenti, è facile. Tutti i tasti bianchi. Ok, ma questo funziona con tutte le scale. Partiamo da una scala un pochino più difficile, Mi maggiore, dove ci sono un po' di tasti neri. Partiamo allora, dobbiamo innanzitutto fare tono, tono, semitono, giusto? Tono. Tono. Semitono. Abbiamo suonato queste quattro note, facendo la sequenza tono, tono, semitono. Ora siamo arrivati qui, dobbiamo fare tono, 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 semitono, tono, 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 semitono. Hai visto? Abbiamo fatto con la stessa sequenza, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, la scala di Mi maggiore. Questo lo puoi fare con tutte le scale maggiori, è fantastico. Ora, hai ragione, a questo punto il dubbio che potresti avere è: ma posso mai fare questo ragionamento ogni volta che mi devo procurare una scala? In realtà è il tempo di fare un po' di ripetizione. A parte che esiste un altro sistema per ricordare le scale, ossia il circolo delle quinte, magari lo hai già sentito nominare, non te lo spiego questo video che è abbastanza lungo. Però esistono altri sistemi, forse più intuitivi. Insomma, penso che a livello di complessità stiamo lì, pure che lì sì, ci sono altre dinamiche in ballo che ti possono complicare. Comunque, qual è la cosa pratica? Che tu una volta che l'avrai ripetuto, stai studiando un brano oppure ti serve una scala per qualsiasi motivo, una volta che hai fatto un po' di ripetizione, poi te la ricorderai a memoria. Vuoi o non vuoi, ripetendo, come quando all'inizio impari che sullo spartito c'è scritto Mi, Sol, Si, Re, Fa, Fa, La, Do, Mi, ok, all'inizio devi fare il conto Mi, Sol, Si, Re, ad un certo punto, talmente le volte che lo hai ripetuto, che te lo ricordi a memoria, non devi fare più Mi, Sol, Si, Re, Fa. Poi chiave di basso faccio più due per chi mi capisce di cosa sto parlando. Quindi queste regole valgono all'inizio per scoprire. Poi dopo che lo hai scoperto 3, 4, 5 volte, anche se è errato parlare così, dopo che lo hai visto e rivisto le prime volte, poi dopo entrerai nella tua memoria breve, magari anche a lungo termine, quindi lo imparerai a memoria semplicemente in maniera naturale. Non sarà facile, però una volta che lo ripeti. Ad esempio, se provi a ripetere questa scala di Mi maggiore, probabilmente già la ricordi. Se provi a ripeterla in questi giorni una o due volte, probabilmente non la dimenticherai mai o comunque la ricorderai per un bel po' di tempo. Questo è il concetto alla base, quindi questa complessità c'è solo le prime volte. Bene, spero che questo trucchetto ti sia stato d'aiuto. Puoi fare tutte le scale, dalla più semplice alla più difficile, anche quelle che partono dai tasti neri, Si bemolle maggiore. La bemolle maggiore, Fa diesis maggiore o Sol bemolle maggiore. Puoi seguire questa regola su qualunque scala. Tono tono, semitono, tono tono tono, semitono. Quindi ricordati 2 e 3. Due toni, semitono, tre toni,
semitono, ok? Spero di esserti stato d'aiuto, magari me lo fai sapere nei commenti e ti ricordo che fino al 18 marzo il corso di pianoforte con me, che parte da zero fino a farti arrivare a suonare dei bei brani al pianoforte, è in promozione di lancio, un'offerta, quindi approfittane ora prima che scade, o comunque puoi approfittare della lezione in regalo che trovi qui in descrizione o nella ID informazioni, che se non sbaglio dovrebbe trovarsi qui in alto, sbaglio sempre ogni volta che indico, dovrebbe trovarsi qui, dai, rischiamo, non facciamo così, solo qui. Bene, fammi sapere nei commenti se ti sono stato d'aiuto, mi auguro di sì, oppure come posso esserti di aiuto. Spesso le persone non interagiscono nei commenti, ma sappiate che io sulle esigenze delle persone che mi seguono su YouTube creo i video, in base a quello che le persone dicono capisco, cavolo, la persona ha bisogno di questo, cerco di fare questo, ok? Bene, ci vediamo alla prossima, ciao!